possiamo vedere all'interno della scuola, tramite delle fotografie che abbiamo fatto, che ci sono problemi di infiltrazioni d'acqua, di crepe sui muri, e abbiamo comunque riscontrato dei problemi che possono essere abbastanza visivi da tutti, che sono l'acqua calda, il riscaldamento, quindi è la base, diciamo, della possibilità di far stare bene i nostri bambini. Possiamo vedere chiaramente che un giorno sì e l'altro pure vengono a rubare, perché non esistono sistemi di allarme, i vetri sono abbastanza fragili, quindi è abbastanza facile entrare dentro la scuola. Qui addirittura hanno messo una culla per... Qua abbiamo messo una culla per evitare di entrare. Ho chiesto a Sofio se sente freddo. Sentiva freddo e mi ha detto che pioveva dentro la scuola e che Tiziana puliva la bidella. Nell'asilo fa freddo, non c'è l'acqua calda. Lei mi diceva, sua nipote... Mia nipote va incontro a continui raffreddori, è questo il discorso. I loro sotto hanno la mensa, hanno un montacarichi che porta i piatti sopra e quindi dovrebbero consegnare i pasti caldi. Dal momento in cui il montacarichi non funziona, fanno la rampa della scala, chiudono il cancello, prendono il vassoio, perché se il cancello rimane aperto i bambini scendono di sotto, portano due piatti alla volta in modo tale che all'ultimo che arriva il piatto è freddo. Si è rotta la lavatrice, quindi non c'è modo di lavare le lenzuola, i bavaglini dei bambini, niente del genere. Vengono portati in altri nidi in cui la lavatrice funziona, fino a che non si romperà anche quella perché è sovraccarica. Questo era uno degli asili più belli che ci fosse qui nei dintorni, c'entravano 120 bambini e io è il secondo figlio che porto qui, quindi mi ero trovata benissimo. Adesso se dovessero dichiarare l'asilo inagibile non sapremmo che cosa fare, perché gli asili sono già tutti pieni, quindi questi bambini che fine fanno? Un altro inserimento, un altro anno, un'altra volta ricominciare, rilasciarla, risentirla piangere, non si può fare, cioè non è una cosa possibile, non lo rifarei mai più.